Bella raga, dunque ben ritrovati. Oggi guardate qui che bel mezzo che sicuramente avete già visto in altri video, che era parcheggiato esattamente là dietro. Scusate se parlo piano, ma ho i miei sopra la testa che dormono. Questo qui, ragazzi, è il TM 125 di Bolo che ci sta per raggiungere. Praticamente, ragazzi, oggi siamo qui a fare la prima accensione perché, come vedete, dalle guarnizioni completamente nuove abbiamo rifatto il blocco, quindi ha fatto una revisione. Allora, biella nuova, cuscinetti del cambio tutti nuovi, cuscinetti però di banco nuovi, pistone nuovo, gabbiaroli nuova, vabbè, viteria tutta nuova, quella che riguarda il gruppo termico e il carter interno, frizione nuova, quindi dischi in ferro e in sughero nuovi. Qui abbiamo anche la mascotte. Poi vabbè, ha voluto prendere guaina, manopole, tubi rosa fatti con vogliatori rosa fluo, non chiedetemi perché, e praticamente ha rifatto il blocco perché comunque sia era arrivato ai chilometri, e anche perché a Capodanno aveva intenzione di sbiellarlo, non chiedetemi perché, ma lo voleva sbiellare. Adesso vi faccio ridere un pochettino, vi lascio una clip di Capodanno. Odo Club Bologna! Usfalcatiche! Oh, TM, dai, 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 dai! Picciaci il TM! Quindi, ragazzi, questo era come abbiamo spento il blocco vecchio del TM, e qui ora ci stiamo preparando per rimontare il 39 cane, cioè un 38 portato 39. Qui abbiamo le fascette blu. Oggi, ragazzi, dobbiamo rebuildare completamente la moto, marmita, carburatore, collegare i cavi dell'accensione, tutto un po'. Tra poco arriverà anche Bolo e finiremo appunto di montare la moto e faremo la prima accensione. Oh ragazzi, qui incredibilmente è arrivato Bologna, ha buttato già la moto per terra. Perché Bologna ha buttato la moto per terra? Perché siamo. Perché mi sono reso conto che è la moto del cazzo, Quindi la quindi buttiamo per buttare terra, la moto giusto? per terra. Giusto, giusto. Allora, Bologna. Quindi, no, beh, seriamente, perché abbiamo sdraiato la moto? Perché ci siamo resi conto che Perché abbiamo appena fatto il blocco, già abbiamo i primi già problemi. i Non, primi problemi. neanche acceso la moto, già dai primi problemi. No, diciamo, spieghiamo bene. Perché praticamente perdeva, una volta messo l'olio dentro al motore, che perdeva dalla parte qua del carter. Perché appunto adesso non si vede molto perché sborda un pelino la pasta, ma è perché la carta della guarnizione qua praticamente non c'era, a differenza di qua sopra, come Che possiamo infatti vedere, sborda di che più. sborda Infatti di più TM, oltre a non saper fare i motori, non sa neanche fare le guarnizioni. le guarnizioni. Quindi, e infatti perdeva qualche goccina da un punto. Adesso noi abbiamo tolto il coperchio, sdraiato la moto in modo che aveva messo a malapena neanche 200 ml Sì, neanche. di olio. Quindi sdraiando la moto abbiamo potuto togliere il coperchio per mettere la pasta. Adesso lo lasciamo sdraiato un'orettina. Fortunatamente non abbiamo messo benzina, Niente. niente. E l'unica cosa che possiamo fare adesso è rimontare lo scarico, e dopodiché, quando rialzeremo la moto, monteremo il carburatore, giusto, E poi andiamo Bolo? a mangiare. E poi andiamo a mangiare. E poi stasera, in questa nottata, questo venerdì notte, mettiamo in moto e facciamo anche un Esatto. girettino. Logicamente cicli e roba varia, Sì, però però. tutto il resto. Bene, adesso io e Bolo montiamo. Bolo monta perché io non sono capace, monta la marmitta o la portiamo dal meccanico? La La portiamo dal portiamo dal meccanico. meccanico, facciamo così. Bene, vai, montiamo lo scarico. No, fai il video dove si vede che scende giù la benzina. Perché Perché? è trasparente e arriva la benzina al carburatore. Vai, Ma vai, vai, vai. vaffanculo Bologna, Dio cane. Dai, Va? vai. Dio, sei contento che ti ho ripreso sta parte? Sì. Rompi coglioni, dai, dai, dai. Ospedale, ospedale. Dai che vogliamo vedere se vai in moto. Alza un po' meno. Ma dai, se no dai un pelino di gas, poco. Adesso è un po' imbrattato, si è un po' imbrattato, si è un po' imbrattato, vai, vai. Aspetta, aspetta, alziamo un altro pelino di gas. Vai, guarda come vengono giù. vai, vai, vai. Subito. Dai, 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 dai. Oh, 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 oh. dai, 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 dai. Io. Aspetta. Aspetta, vai. Vai. Ma dai un po' di Arrivo qui gas. dentro. Andiamo
Andiamo fuori. Andiamo fuori. Ma piccio? No, piccio io. Che pugnetta che sei. Vuoi accenderla te? No, no, no. Non voglio sciopare niente. Mi sono offeso e poi andare a fanculo. Ah, vedi che non fai male. Ah! Coglione, gira le chiavi. Baltimora style, pra 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 pra. Come? Riprendiamolo in tutta la sua maestosità. Ok ragazzi, allora siamo qui in compagnia di Bolo. Come avete visto, il TM è partito. Partito, è partito, però adesso mancano da, da finire le piccolezze, quindi sì, rimontare le plastiche, la canetta dalla valvola, quindi quella roba lì, tutte quelle cosine lì che finiremo poi off camera, off che tanto camera, sono tutte cassatine. E poi, una volta finito il rodaggio, faremo un bel video on board, sì, dove allora Bolo me la farà guidare anche a me. Non c'è da ridere, me la farai guidare anche a me. E me la farà, quindi faremo una prova su strada qui in paese per vedere come va. Quindi quando Bolo avrà finito i cicli termici e quell'oretta di rodaggino, così magari sì, si fa un pieno di rodaggio, giusto, dai. 4, e poi dopo full, dopo Gushing Stack, Bologna. Ci vediamo nella prossima puntata dove tiriamo a Minello sta moto. Vogliamo ricordare, allora, questa volta lo diciamo perché lo diciamo, il blocco non è stato fatto da noi qui, ma l'abbiamo portato dal meccanico. E questo veramente l'abbiamo portato dal meccanico, perché no? Adesso, a parte, parte le cassate, diciamo le cose seriamente. Allora, parte le cassate, abbiamo smontato noi il blocco, abbiamo tolto tutto il gruppo termico, la valvola, l'aspirazione, però visto che TM è un blocco abbastanza rognoso delicato e delicato, e abbiamo preferito affidarci a un meccanico esperto che era il mio vecchio preparatore. Qui non ci sono meccanici, ci sono solo preparatori. Ci siamo voluti affidare al mio ex meccanico del team Moto3, che appunto lui è 40 anni che fa queste cose, per il semplice fatto che magari eravamo anche capaci, ma visto che un blocco così grosso non era mai stato toccato da me, ho preferito, dimmi oltretutto costoso, perché esatto, cioè, se si fanno danni dopo comunque bisogna ripagarli, quindi per questa volta abbiamo voluto affidarci. Ma vogliamo dire chi ha fatto il cilindro?
Perché il cilindro, ora, il blocco che è stato chiuso, però il cilindro è stato fatto dal sottoscritto. No, il cilindro non l'aveva fatto l'altro meccanico. Ah, è un altro meccanico. Ah, è vero, quello dove lo potevo. Vero. No, vabbè, a parte stronzata, l'abbiamo. No, questo l'ha fatto cilindro lui. Fatto io, quindi varie rifiniture, bave, roba varia. Però comunque l'assemblaggio è stato fatto da mani esperte. Quindi Bologna ci fa un saluto. Bologna contento del lavoro? Sì, contentissimo. Adesso sarà da ricarburare, fare il rodaggio, rimontare tutto. Quindi, ragazzi, dal tiemino di Bolo 69 è tutto. Bolo ci fa un saluto con la berretta TM. Ciao, io Bel. Vi saluto, seguite Bolo XDVR su Instagram. Qui. No, non lo mettiamo un cazzo, non lo mettiamo. Seguite Bolo XDVR su Instagram, guzz_64. Anche Bolo XDVR su YouTube, vorrei dire. Arco anche su YouTube. Anche su YouTube. Porca Madonna. Quindi ragazzi, nulla, un salutino da Bolo, da Guzz, e noi ci vediamo a un prossimo video.